Siamo con Andrea Badioni, presidente di Concommercio, ed Eugenio Marchesi, presidente di Botteghe del Centro. Sapete cucinare spaghetti, aglio, olio, peperoncino? Benissimo, anche perché è un piatto conviviale, un piatto amichevole, mai come in questo momento potrebbe essere pertinente per fare ulteriormente una sinergia, non solo fuori, ma Ma anche a anche, tavola. certo, anch'io lo so cucinare benissimo, Era sono stato un l'introduzione. grande chef. Era ah, bene, questa è una notizia. È l'introduzione alle invasioni botaniche, l'edizione, quarta edizione autunnale, che si terrà a Cremona il 16-17 settembre. Presidente Badioni. Ma io credo che il tema della sinergia e convivialità, partendo proprio dal peperoncino, che è, diciamo, il soggetto di questa edizione, sia proprio il piccante nel fare le cose con passione, con grande voglia di poter manifestare la gioia che c'è di vivere la propria città, fuori dai propri negozi, a contatto col commercio, a contatto con la gente, a disposizione di tutto il territorio. Presidente Marchesi, dica lei. Beh, noi siamo sempre attivi nel cercare sinergie con tutta la città. Questa è sicuramente una delle manifestazioni più belle che vengono organizzate, però noi siamo sempre molto vicini alla musica, siamo sempre molto vicini ai DJ. Ricordiamo infatti. Infatti, venerdì sera ci sarà un aperitivo in Piazza della Pace con tutti i bar della piazzetta e il giorno successivo un aperitivo con la musica in tutti i bar della città. Vi aspettiamo vestiti di rosso. Sicuramente, certo. O quantomeno qualcosa di rosso che Qualcosa possa di rosso. richiamare la manifestazione. Grazie Grazie della a voi. disponibilità. Siamo nel cortile di Palazzo Bidoni, sede di Concommercio. Quattro signore davanti a noi, vestite di rosso, non a caso. Presentiamo le invasioni botaniche che si terranno a Cremona il 16-17 settembre. Evento organizzato dal quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, da Botteghe del Centro, da Confcommercio e SGP Grandi Eventi. Rosso perché? Rosso sarà il dress code di tutta la manifestazione, perché il tema di questo weekend delle invasioni botaniche di autunno è il peperoncino, per cui ci siamo portate avanti. Francesca Galli, Vicepresidente. vicepresidente di Botteghe del Centro. Abbiamo qui le due organizzatrici, le direttrici artistiche dell'evento. Parto da Mercedes Meloni e poi passo la parola a Cristiana Ferrari. È un evento molto ricco. Molto ricco. Allora, innanzitutto diamo una motivazione al peperoncino perché è stato scelto appunto perché interpreta questo passaggio dall'estate all'autunno molto bene. È un frutto ricchissimo di proprietà e anche molto bello da vedere, quindi vestiremo anche la città attraverso questo frutto che troverete in tanti espositori e soprattutto ci sarà un bel programma correlato. Quindi vi aspettiamo tutti, ci saranno più di 80 espositori, quindi una bellissima edizione. Eventi collaterali moltissimi. Moltissimi, la città ha risposto molto bene a questa chiamata e c'è un programma molto ricco, tutto declinato sul tema del peperoncino, che vede coinvolti il Museo Civico, il Museo di Storia Naturale, la biblioteca del museo, la caffetteria del museo con incontri divulgativi, incontri per bambini e anche una bellissima caccia al tesoro domenica nelle sale del museo per i bambini a caccia di peperoncino. Quindi vi aspettiamo numerosi. Assessore Barbara Manfredini, una collaborazione, una sinergia tra pubblico e privato. Sì, è una sinergia importante che ormai è arrivata a tantissime edizioni, tanto che oltre a quella primaverile abbiamo quella autunnale che è arrivata alla quarta edizione. È una capacità importante di mettere insieme proprio il privato col pubblico e quindi tutta la città è coinvolta a partire dalle istituzioni, quindi la collaborazione con il comune, il distretto urbano del commercio, Confcommercio, le botteghe del centro e tutti gli sponsor che hanno ovviamente sostenuto l'iniziativa, dove la città appunto sarà coinvolta con tantissime iniziative,
in particolare, come è stato detto, attraverso la riscoperta della Pinacoteca del nostro Museo Civico, con appunto manifestazioni che coinvolgeranno dai bambini a tutte le famiglie. E ovviamente il dress code, come hai ricordato, è rosso, perché è rosso il peperoncino, e quindi noi siamo pronte già da oggi. Quindi tutti alle invasioni botaniche a Cremona il 16 e il 17 settembre, quest'anno dedicato, questa edizione autunnale dedicata al peperoncino, mi raccomando, tutti vestiti di rosso.